Buongiorno ragazzi, allora oggi faremo un primo piatto velocissimo, ma saporito allo stesso modo, quindi faremo dei tortellini con pomodoro fresco. Partiamo dall'olio extravergine d'oliva, un po' di scalogno tritato, facciamo rosolare lo scalogno. Qui abbiamo preparato 10 pomodori piccadilli già tritati con un po' di basilico. Io li trito in una maniera molto sottile proprio perché, avendo il bambino in casa, non amano i pezzi grandi di pomodoro, quindi lo riduco una polpa fine. Una volta fatto questo, possiamo alzare leggermente la fiamma, aggiungiamo un pizzico di sale. A chi piace può aggiungere un po' di pepe. Ovviamente io ho usato i pomodori piccadilli, però si possono usare ovviamente pomodoro rocetta, si può usare pomodoro ciliegino, dipende dai nostri, anche da quello che abbiamo in casa e da quanti sono i commensali, ovviamente. Facciamo prendere un attimo calore al pomodoro. Poi aggiungiamo un pochino d'acqua che aiuta la cottura. E continuiamo la cottura per 5 minuti. Non appena prende il bollore, abbassiamo la fiamma, cuociamo per 5 minuti. Il nostro pomodoro è pronto. A più tardi. Allora ragazzi, prima abbiamo preparato la nostra salsa al pomodoro, oggi ora andremo a cuocere i tortellini. Dopodiché, appena pronti i tortellini, andremo a scolare la pasta e a condire con il pomodoro fresco. Allora ragazzi, i tortellini sono pronti. Ricapitolando, abbiamo fatto la salsa al pomodoro, abbiamo messo lo scalogno, volendo potete mettere la cipolla, a chi piace può mettere l'aglio, poi olio extravergine, pomodori freschi tritati con delle foglie di basilico. Abbiamo cotto i tortellini, io in questo caso uso tortellini al prosciutto crudo, versiamo in padella, tenete sempre da parte un po' di acqua di cottura perché se vi serve da aggiungere mentre mescolate, e tutto vi serve un po' di acqua di cottura che è già saporita e poi all'amido e quindi aiuta ad addensare, a creare una sorta di cremino. Dopodiché un minuto sfadigliamo quando è bello caldo. Questo è un piatto veloce, io di solito il sabato e la domenica quando a casa il bambino tendo a cucinare piatti che piacciono ai bambini, piatti veloci, in modo che da stare, diciamo, un po' più libero. Però anche per chi lavora, torna a casa, è una cosa da fare in 5 minuti. Diciamo che compreso la cottura della pasta, 10 minuti e siamo a posto. Dopodiché, vedete, in un attimo si spadella e è già tutto pronto, spegniamo. A chi piace ovviamente un filo di olio extravergine a crudo non guasta mai, mi raccomando a fuoco spento. Dopodiché impiattiamo, semplice. Il piatto è pronto, a più tardi. Il piatto è pronto, andiamo a tavola, vi raccomando iscrivetevi, cliccate la campanellina e se vi è piaciuto il video mettete mi piace. Alla prossima!